Vorrei prima di tutto ringraziare la sigla sindacale Wilca che oggi è qui a Castaritaldi, un paese, una cittadina dove è iniziata la desertificazione delle banche. Infatti lo scorso anno e un anno e mezzo fa, nel giro di 10 mesi, sono state chiuse due istituti bancari. Per noi è stato un grandissimo danno, un danno alla comunità, un danno a quello che è il possibile investimento delle aziende sul territorio e un danno anche alle persone fragili che, come sappiamo, l'Umbria rispecchia un pochino quella che è la percentuale di anzianità alta. Quindi il fatto di non avere un servizio sicuramente implica difficoltà nel recarsi negli istituti di credito. Per noi aver ricevuto la decisione nel giro di 15 giorni dalla chiusura di questi istituti bancari ha rappresentato una mancanza di rispetto verso le amministrazioni che sostengono assolutamente la crescita dei servizi. Possiamo soltanto dire che i governi, in questi ultimi governi, sono stati messi a disposizione fondi PNRR proprio per rivalorizzare e riqualificare i piccoli paesi. Come si può pensare di rivalorizzare i piccoli paesi senza avere i servizi? Quindi questo è quello che noi stiamo facendo, una battaglia che io personalmente vorrò portare avanti anche insieme alle sigle sindacali e la Wilca che oggi è qui con me e spero che anche tutte le altre amministrazioni siano partecipi e presenti. Quindi diciamo tutti chiusura filiali, no grazie.